Se tu da questo filotto di partite ne esci indenne, allora per me il Napoli dimostra comunque di poter ambire a qualcosa di più. Diciamo che io per il momento vedo il Napoli terzo. Signori, sette partite si sono giocate, la prima curva di questa Serie A è stata ampiamente superata. Siamo nella pausa di ottobre e quindi quale miglior momento se non questo per fare un bel recap della Serie A e parliamo un po' di quello che ci ha fatto vedere il campionato finora in queste prime sette partite. Benvenuti ragazzi o bentornati sul canale, io sono Dario detto il Darion, partiamo subito di questa Serie A e cominciamo andando dal basso verso l'alto. Nei bassi fondi della classifica, sinceramente, non vedo niente di sconvolgente se non fosse un po' il Genoa. Il Genoa non è proprio partito benissimo con questo campionato, soltanto 5 punti raccolti in 7 partite. È anche vero che sta avendo una serie di infortuni abbastanza problematici, è anche vero che ha affrontato delle partite contro delle big. Per esempio la Juve, l'Inter, la Roma. Vedo un Gilardino che potrebbe cominciare a essere un po' a rischio. Ecco, non mi aspetto un esonero durante questa pausa, però qualche rischio lo vedo per Gilardino. Poi gli altri, Venezia lo vedevo lì, il Lecce ci sta che sia lì, così come il Cagliari. Il Monza, io avevo pronosticato una stagione comunque dove lotterai per non retrocedere, però tutto sommato, se andiamo a vedere il calendario del Monza finora ha giocato contro Roma, Napoli, Bologna, Inter, Fiorentina, le ultime 5. Quindi sta avendo praticamente tutte le big una dietro l'altra e ha comunque raccolto 4 punti. Finora le uniche squadre un po' così così che mi sorprendono sono il Genoa e il Monza. Subito poi il Bologna, 13° posto, raccoglie la bellezza di 8 punti contro Udinese, Empoli, Como, Monza, Atalanta e Parma. Diciamo che qualche pareggio di troppo, qualche punticino in meno rispetto a quello che mi aspettavo ce l'ha. Però la cosa importante del Bologna, secondo me, è da dire è questa qui. Allora, le squadre di italiano sono note per creare tanto, no? Se andiamo a vedere la pericolosità del Bologna, se andiamo a vedere il numero di occasioni create, vedrete sempre tante occasioni da parte del Bologna. Il problema però qual è? È la finalizzazione. E io vi cito giusto Bologna-Parma, un Bologna che nel secondo tempo rimane in superiorità numerica per mezz'ora e colleziona bellezza di 19 tiri, di cui soltanto 3 in porta. Il problema del Bologna, appunto, ed italiano in generale, la finalizzazione. Però tutto sommato, come ho detto prima, a parte un paio di pareggi, sta facendo il suo. Fiorentina 10 punti. Allora, la Fiorentina porta a casa 2 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. La sconfitta arriva contro l'Atalanta per 3-2, quindi tutto sommato anche una partita combattuta. Poi pareggi contro il Parma, contro il Venezia. Qua 2 pareggi che dovrebbero essere di base delle vittorie, pareggi poi contro il Monza, pareggi contro l'Empoli, poi vedi Fiorentina-Lazio 2-1, Fiorentina-Milan 2-1, una Fiorentina che contro squadre di pari o livello superiore dice la sua, però poi quando deve vincere la partita contro squadre di livello inferiore, lì fa un po' più di fatica. Una Fiorentina che comunque ha una bella squadra. Io guardo, cito solo l'attacco: Gudmundsson, Colpani, Ken. È un attacco di tutto rispetto. Aggiungiamoci che poi ha sofferto all'inizio. Diciamo che ecco, la Fiorentina è una squadra che ha dovuto un pochino carburare, perché nelle prime 5 partite tra campionato e conference ha portato a casa una vittoria ai rigori contro il Puskas Academia e poi tutti i pareggi. Quindi è una squadra che all'inizio ha fatto un po' di fatica, ha dovuto un po' più carburare, però nelle ultime 4 partite 3 vittorie e un pareggio, considerando anche la conference. Quindi è una squadra che è partita malino e adesso si sta un po' più riprendendo. Nono posto la Roma. Allora, la Roma inizia con De Rossi, che però non riesce a vincere una partita. Tanti pareggi, anche contro la Juve, pareggi contro il Genoa, perdi contro l'Empoli. Arriva poi l'esonero di De Rossi e arriva al suo posto Juric. Juric però, se guardiamo
il campionato sta facendo comunque meglio di De Rossi, perché Juric è arrivato contro l'Udinese, vince 3-0. Poi batte il Venezia in rimonta 2-1 e pareggia in casa del Monza 1-1, quindi tutto sommato in 3 partite porta a casa 7 punti, mentre De Rossi in 4 partite aveva portato a casa soltanto 3 punti. Il percorso in Europa comunque pareggi contro il Bilbao e ci può stare la grande, diciamo, la grande nota stonata di questo percorso finora è la sconfitta contro l'Elfsborg. Tu Roma contro l'Elfsborg, non dico che devi vincere passeggiando, però la devi almeno vincere, e invece perdi. Ci ho dedicato anche un video a Juric, alla Roma. Io sono dell'idea che la Roma si sia un po' tirata fuori dalla lotta Champions, perché se tu vuoi esonerare De Rossi e vuoi ambire alla Champions League, faccio un nome a caso, prendi Sarri. Non vai a prendere uno Juric che finora in carriera sì, ha fatto bene, ma ha fatto bene in piazze come il Verona, come il Torino. A Juric mi sembra quel classico allenatore che fa bene nelle piazze piccole. Poi quando va in piazze più grandi, secondo me potrebbe avere delle difficoltà. È una Roma che comunque dal punto di vista offensivo fa fatica, perché tu comunque con tutto quel ben di Dio che hai in attacco hai fatto appena 8 gol in 7 partite, cioè poco. La fase difensiva invece, 5 gol subiti, ci sta tutto. Non lo so. La Roma non mi convince così appieno. Sta comunque lì, perché hai fatto 10 punti, sei praticamente a 3 punti dalla Lazio, che al momento è quarta, quindi sei comunque in lotta poi, siamo alla settima giornata, però comunque stai lì. Però ripeto, a me questo Juric non mi dice niente. Atalanta, 10 punti, è un'Atalanta che va un po' a singhiozzo. Perché prima giornata batte Lecce 4-0, poi 2 sconfitte di fila contro Toro e Inter, poi batte la Fiorentina, poi perde in casa contro il Como, poi pareggia col Bologna, poi batte il Genoa 5-1. È una squadra un po' bipolare. In mezzo un pareggio contro l'Arsenal, ottimo in Champions League, e una vittoria per 3-0 contro lo Shakhtar. L'Atalanta, diciamo che è così, cioè ha sempre inizi di campionato un po' così e così. L'Atalanta la si vede verso novembre-dicembre, inizia a mettere proprio il turbo, inizia a fare dei filotti incredibili, quindi finora diciamo che niente da segnalare. Diciamo che comunque Gasperini è riuscito a far diventare anche Retegui un giocatore serio. Prende Gasperini, io non so come fa. Scamacca si rompe il crociato, sta fuori fino a gennaio-febbraio, si prendono Retegui, boom, 7 gol in 7 partite. Vengo io, tanta roba. E nient'altro da dire, cioè, come ripeto, è un andazzo che comunque è nella media se guardiamo anche gli anni passati. Torino settimo posto con 11 punti. Il Torino comunque, ragazzi, è tutta un'altra storia rispetto al Torino di Juric. È un Torino che comunque se la gioca, non puoi mai darlo per spacciato. Cioè, vediamo per esempio la partita contro l'Inter, no? Il Torino è in 10, ti rompe Zapata. E io ce l'ho al fantacalcio. Però poi vedi il Torino che fa il 3-2. Cioè, è una squadra che non molla fino a quando l'arbitro non fischia. Ed è una squadra che soprattutto è una squadra offensiva. Quindi proprio l'opposto rispetto a Juric. Fai comunque 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Perdi contro Lazio e Inter. Quindi due squadre che sono comunque superiori a te. Quindi ci può stare, però ripeto, sono 2 sconfitte dove se l'è giocata, perché tu con la Lazio hai perso 3-2, così come contro l'Inter. Quindi è un Torino che contro le grandi, secondo me, darà molto fastidio e se la giocherà con tutte. Possono dire la loro, e io penso che il Torino quest'anno farà un. Oddio, adesso bisogna vedere Zapata che ha. E Zapata si è rotto il crociato, non lo so. In un universo dove Zapata sta fuori per poco tempo, relativamente, vedo un Toro che può anche lottarsela per i posti europei. Altrimenti bisognerà vedere. Però, ripeto, una squadra che lotta fino all'ultimo secondo e non si dà mai per vinta. Milan. Allora, ragazzi, il Milan, vi posso dire la verità, mi ricorda molto il Napoli di Garcia. Il Milan fa 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, facendo 15 gol e prendendone 9. Le 2 sconfitte arrivano all'ultima giornata contro la Fiorentina e poi alla seconda contro il Parma, quindi tutti e due in trasferta. Perché però il Milan mi dà molto vibes alla Napoli di Garcia? Perché mi sembra una squadra che va a caso,
Cioè, io quando vedo giocare il Milan, vedo una squadra che fa le cose a caso. Non vedo schemi particolari, vedo azioni più che altro di singoli, non azioni manovrate, comunque giocate di squadra. È un Milan molto dipendente dalle giocate dei singoli. E poi, ragazzi, l'allenatore Fonseca in questo momento mi sembra proprio un corpo estraneo. Cioè, l'ultima dichiarazione che ha fatto ieri sui rigori, che lui aveva detto che il rigorista è Pulisic e non ha capito perché l'hanno cambiato, è una dichiarazione gravissima. Vuol dire che l'allenatore non vale niente. E questo vuol dire, cioè, i giocatori decidono loro e non stanno a sentire quello che dice l'allenatore. E se c'è questa cosa, allora Fonseca avrà vita molto breve. È una squadra che non sembra squadra e vedo molta anarchia. Se si continua con Fonseca, io vedo un Milan che potrebbe anche rischiare. Alla fine la vittoria contro il derby, non dico che è stato un caso, però è stata una partita che ha un po' gettato fumo negli occhi, no? Perché tu dici, batti l'Inter con questo cambio modulo, con Abraham e Morata vicini, e quindi hai trovato la chiave, no? per svoltare la stagione. E invece no, perché quella partita, diciamo, è stata una vittoria che ha lasciato un po' il tempo che trovava. Quindi non lo so, onestamente, questo Milan con Fonseca dove può arrivare. Poi abbiamo l'Udinese, che al momento è quinta con 13 punti, però sinceramente, cioè, con tutto il rispetto per l'Udinese, io non vedo appunto questa squadra lottare per i posti europei fino alla fine. C'è stato però un cambio rispetto al passato, perché comunque l'Udinese con questo Ruiniak è una squadra che comunque se la gioca. Quest'anno con Ruiniak vedo un Udinese che può fare una stagione molto tranquilla e che potrebbe magari anche lottarsi la zona sinistra della classifica. Ma non vado oltre, cioè non vedo un Udinese che lotta per l'Europa. Poi se succede mi farebbe molto piacere, onesto, perché vedere squadre come l'Udinese, come il Bologna, cioè quelle sorprese, no? La Cenerentola del campionato che lotta per l'Europa è sempre bello. Però io penso che potrà lottare massimo per la zona sinistra della classifica. E adesso arriviamo alla squadra che secondo me ha più sorpreso finora, ovvero la Lazio. 13 punti, al momento è quarta. La Lazio che colleziona 4 vittorie, un pareggio contro il Milan e poi 2 sconfitte contro Fiorentina e Udinese. Perché la squadra che più mi ha sorpreso? Perché, ragazzi, allora, io nel pronostico della classifica dissi una cosa sulla Lazio. Dissi, è un nuovo progetto che riparte, perché tu comunque perdi Luis Alberto, perdi Immobile, perdi Felipe Anderson, perdi la vecchia guardia e metti dentro quella nuova. La Lazio quest'anno riparte con un progetto che inizialmente può sembrare un ridimensionamento, ma che secondo me sul lungo periodo può diventare qualcosa di interessante, perché comunque i giocatori presi non sono giocatori da metà classifica, ok? Perché Dia, ragazzi, non è un giocatore da zona salvezza, è un giocatore di livello importante, ha giocato la Champions League con il Villarreal. Castellanos è un giocatore comunque di livello, Tavares l'hai preso dall'Arsenal. Tu questo progetto lo stai dando in mano a Baroni, un allenatore che secondo me a Verona ha dimostrato di essere un grande allenatore. La Lazio gli ha concesso questa chance e secondo me se la sta giocando alla grande. La Lazio, ragazzi, gioca che è una meraviglia, perché a me piace moltissimo il gioco della Lazio. Si vede che c'è del lavoro dietro, ok? Baroni, tramite il lavoro, tramite il lavoro quotidiano, come dice qualcuno, sta secondo me costruendo una macchina importante. Merita il posto in cui sta, ecco. Dopo queste prime 7 giornate dico, la Lazio può essere una seria contendente per la lotta Champions. Passiamo adesso al podio. Juventus. Allora, la Juve finora imbattuta, 0 sconfitte, però 4 pareggi e 3 vittorie. 4 pareggi, di cui 2 che secondo me ci possono stare, cioè contro la Roma e il Napoli, e poi 2 pareggi contro l'Empoli e il Cagliari. Diciamo che la Juve è una squadra che anche qui un pochino a singhiozzo, perché o fai 0-0 contro l'Empoli, oppure batti 3-0, che ne so, il Verona. Cioè, se andiamo a vedere i risultati della Juve, 0-3 contro il Genoa, 0-3 contro il Verona, 3-0 contro il Como, poi 0-0 con la Roma, 0-0 con Napoli, 0-0 con la Juve, con l'Empoli, e poi un 1-1 contro il Cagliari. Cioè, una squadra comunque che ogni tanto il passo falso lo fa. Ha una fase difensiva incredibile, è la miglior difesa, un solo gol preso
in 7 partite, la fase offensiva 10 gol, e ripeto, o fai 3 gol o non ne fai proprio. Io però penso che la Juve ha raccolto i punti che meritava, cioè quando una squadra cambia allenatore e calciatori, cioè io sono sempre dell'idea che a inizio campionato è comprensibile se tu perdi dei punti, perché comunque ricordiamoci anche le parole di Conte, sei in una fase di assestamento, quindi ci può stare che tu all'inizio arranchi un pochettino e perdi punti. Quindi io sinceramente dalla Juve, sì, 13 punti su un totale di 21 ci può stare. Poi ripeto, hai comunque fatto due pareggi contro Roma e Napoli. Forse l'unica partita secondo me steccata è stata col Cagliari, perché tu comunque stavi avanti, non sei riuscito a chiudere e poi il Cagliari ti ha fatto gol sul rigore. Ecco, quindi solo quella secondo me si può recriminare, ma per il resto io vedo una Juve che comunque sta facendo il suo. Inter, 14 punti. L'Inter di quest'anno mi sembra un Inter umana, perché vedo i gol subiti, vedo che prende due gol dal Torino, vedo che prende due gol dall'Udinese, vedo che perde contro il Milan prendendo due gol, vedo che prende un gol dal Monza e vedo che prende due gol dal Genoa. Quindi in totale in 7 partite l'Inter ha subito 9 gol, e ho letto un dato, ha preso in 7 partite gli stessi gol che ha preso lo scorso anno in tutto il girone di andata. Quindi questo ci fa capire appunto che l'Inter quest'anno, almeno dal lato difensivo, sembra una squadra molto meno concentrata, molto meno attenta. Offensivamente parlando invece, un Inter comunque performante, 16 gol fatti. Come dissi anche nel pronostico a inizio anno, per me l'Inter quest'anno si concentrerà molto sulla Champions League, perché Marotta l'ha fatto capire, ha detto. Ma Marotta lo scorso anno disse, l'obiettivo è la seconda stella. Non a caso lo scorso anno il turnover veniva fatto in Champions League e l'Inter l'anno scorso uscì agli ottavi. Quest'anno invece fa più turnover in campionato e mette le certezze in Champions League. Quindi quest'anno l'obiettivo dell'Inter, anche a detta dello stesso Marotta, è andare il più avanti possibile in Champions. E per me ragazzi questa è una notizia molto importante e positiva, perché l'Inter, vista lo scorso anno, non la batte nessuno. L'Inter di quest'anno, ripeto, mi sembra più umana e mi sembra più affrontabile. L'Inter però, secondo me, ha una carta che si può giocare in campionato che altre non hanno, o meglio, non hanno così importante come ce l'ha l'Inter, ovvero il turnover. Ragazzi, l'Inter c'ha a tutti gli effetti un Inter A e un Inter B. Cioè, se io penso alle riserve, Taremi, Arnautovic, Frattesi, Aslani, Carlos Augusto, c'hai comunque Darmian, Bissek, c'hai Zielinski. Cioè ragazzi, l'Inter ha una panchina che può tranquillamente giocare in campionato e fare comunque un campionato importante. L'Inter comunque ha costruito una squadra tale da fare bella figura in tutte le competizioni. Però ripeto, è un Inter che mi sembra più affrontabile, più umana, perché difensivamente li vedo che concedono più sbavature. E poi arriviamo al Napoli, capolista da solo, dopo 7 partite, 16 punti collezionati. Vi dico soltanto ragazzi che se avessimo vinto la prima contro il Verona, oggi saremmo a più 5, quindi ci sarebbe già una mini fuga dopo 7 partite. Allora, io sul Napoli non mi metto qui a parlare, perché ci parliamo tutti i giorni, quindi sapete benissimo qual è il mio punto di vista sul Napoli. Per me essere primi alla settima giornata lascia il tempo che trova. Novembre e dicembre saranno i mesi della verità, perché tu comunque finora, è vero, hai avuto il calendario facile, come tanti dicono. C'è questa, adesso c'è questa moda, no? Due anni fa si diceva, tanto a dicembre crollate. Oggi si dice, ma avete avuto il calendario facile. È vero, però noi le abbiamo vinte. è quella la differenza. Cioè, la Juve in casa contro il Cagliari è calendario facile a casa mia, eppure pareggi. Atalanta-Como è una partita facile, eppure l'Atalanta ha perso. Monza Inter è una partita sulla carta facile, eppure il Monza non ha perso. Cagliari Roma 0-0. Cioè, il calendario facile devi saperlo anche sfruttare, e il Napoli l'ha sfruttato benissimo, a differenza delle altre squadre. Detto questo, a novembre e dicembre c'è il filotto della morte. Io adesso così l'ho denominato. Perché? Perché c'hai in sequenza Milan, Atalanta, Inter, Lazio e Roma. Tra l'altro la Lazio la beccheremo due volte, perché c'è la Coppa Italia di mezzo, eh? I due mesi di novembre e dicembre ci diranno se il Napoli può ambire a qualcosa di più della lotta alla Champions League.
Se il Napoli uscirà indenne da questo filotto, e per indenne non intendo tutte vittorie, ma magari cominciamo col dire non le perde mancuna, quindi fai tanti pareggi, mi va bene anche se le pareggi tutte. Poi dipende ovviamente anche dalla prestazione, perché se fai dei pareggi dove puoi anche rimpiangere la vittoria, ok, ma se fai dei pareggi a culo dove ti hanno schiacciato tutti per 90 minuti è un altro paio di maniche. Comunque, se esci indenne da questo filotto, allora lì possiamo cominciare a parlare di scudetto, cominciare a parlare, perché ragazzi, ve lo dico adesso, su questo canale la frase "il Napoli vincerà lo scudetto" la sentirete forse alla 35esima giornata, quando c'è la matematica. Io non mi espongo prima, sono contento che il Napoli sia primo, ma non mi esalto e non voglio cominciare a fare i classici discorsi, no, sim è più forte, sim primi e la cima tutto quanto, non c'è cima nessuno. Io non sono quel tipo di tifoso. Se tu da questo filotto di partite ne esci indenne, allora per me il Napoli dimostra comunque di poter ambire a qualcosa di più. Diciamo che io per il momento vedo il Napoli terzo in un'ipotetica classifica. Perché? Perché tu comunque a mio avviso dopo 7 giornate hai dimostrato di essere superiore alla Roma, superiore alla Fiorentina, superiore all'Atalanta, superiore alla Lazio. Oggi vi dico, il Napoli in Champions League ci va, perché mi sta dimostrando comunque di essere una squadra che ha ritrovato i filotti di vittorie, ha ritrovato mentalmente fiducia in se stessi e una sicurezza importante, ha ritrovato una fase difensiva che finalmente funziona, perché tu dopo 7 partite ne hai presi mi pare 5, e di questi 5 3 contro il Verona. Quindi ripeto, se avessimo vinto contro il Verona oggi staremmo a 19 punti con 2 gol subiti, quindi stavamo anche a lottarcela con la Juve per la miglior difesa. E ricordiamoci le parole di Conte: ci vuole equilibrio, fase offensiva e fase difensiva. Quindi io in questo momento vedo il Napoli, diciamo, idealmente terzo, con una Champions League agevole, e in contemporanea però vedo anche un gap che con la Juve e l'Inter, che per me rimangono superiori al Napoli, inferiore. Cioè il gap tra le top per me si sta assottigliando, a meno per me la conferma del Napoli che può lottare per lo scudetto arriverà a anno finito, dopo il filotto di partite importanti che ci aspetteranno tra novembre e dicembre. Quindi ragazzi, questo è il mio recap della Serie A dopo 7 giornate. Sarà uscito un video lungo? Sì, ma pazienza. Stimo tutti quelli che sono arrivati fino a questo momento. Comunque, detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Ditemi un po' la vostra su questa Serie A dopo 7 giornate. Lasciando un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. E attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. E sempre e comunque, forza Napoli. Ciao!